Nel nostro paese si muore di meno per tumori e malattie croniche, ma solo dove la prevenzione funziona, e questo accade principalmente al nord. Sono i dati che emergono dal rapporto dell'Osservatorio Nazionale sulla salute nelle regioni, e ce ne parla Claudio Pandolfi. È un'Italia a due velocità quella che emerge dal rapporto Serva Salute presentato oggi al Policlinico Gemelli di Roma, con un servizio sanitario che è riuscito a riassestarsi economicamente tagliando le spese, il personale e le prestazioni, a prezzo però di gravi disparità nella qualità dei servizi offerti soprattutto al sud. Solo nelle regioni che fanno prevenzione, sottolinea il rapporto, si muore di meno, anche per i tumori e le malattie croniche, che al sud hanno un tasso di mortalità con percentuali che vanno dal 5 al 28% in più rispetto al nord. Letteralmente ci sono mortalità evitabili che invece, purtroppo ancora una volta, soprattutto al sud, non vengono evitate perché non si fa abbastanza prevenzione. Il paese è sempre più anziano, un italiano su cinque ha più di 65 anni e i non autosufficienti sono già oltre la media europea. Purtroppo ci sono troppi anziani, molti di questi saranno in condizioni non autonome, per cui diciamo, i servizi, il welfare dovrà farsi carico della cura di queste persone. Aumentano le malattie croniche come ipertensione e diabete, colpa anche di stili di vita sbagliati, continuano a crescere le persone in sovrappeso ed obese, i consumatori di alcolici e i fumatori.